Ragazzi, buon modo dei e bentornati su Poppy Playtime capitolo 3, episodio 2. Incredibile, sto registrando istantaneamente dopo quello di prima. Non lo so se riuscirò a fare addirittura 3 episodi, poi ovviamente li vedrete tutti quanti insieme dalla prossima settimana in poi. In realtà ho poco da dire, perché tutto quello che ho da dire l'ho detto nell'episodio precedente. Però per concludere, mettere qualche puntino sulle i, io sono ancora preso da tutto quello che è successo nell'episodio precedente. Ho tante domande, voglio vedere se il gioco mi risponderà a tutte queste domande. Sono veramente super preso, graficamente è migliorato, i comandi sono migliorati, la nuova tipologia di enigmi è fichissima, Catnap è incredibile, l'abbiamo visto solo per all'inizio dell'altro episodio, ma va benissimo così, meglio che sta lontano da noi. Abbiamo conosciuto Holly, l'unico sopravvissuto a quanto pare, che più di darci risposte ci ha fatto venire altre domande, e siamo arrivati a Playcare. Ora, la cosa che voglio dire subito è che la cosa che mi sta facendo impazzire il capitolo 3 è il mood. Rispetto al capitolo 1, rispetto al capitolo 2, ti mettono ansia e paura, ma non in questo modo. Il mood di questo capitolo, io vi posso assicurare che è veramente assurdo. Cioè, sembra che ogni cosa ti possa uccidere, colpire, mettere paura. Sembra di vivere costantemente con un jumpscare alle spalle. È incredibile. Questo è quello che volevo io. Io ho il terrore che Catnap possa apparire dappertutto. È incredibile. E non abbiamo ancora trovato il Bengala. Quindi, ragazzi, oggi probabilmente esploreremo Playcare. Eravamo rimasti con Holly, che ci ha detto di recarci sotto questa statua qui al centro, e da lì dovremmo trovare in qualche modo un impianto elettrico per attivare tutta quanta Playcare. Noi siamo arrivati qui dentro. Ah, ecco, ok, risentiamo la chiamata. Ah, è andata via la funivia. It's me again, Holly. Ok, beh, risentiamo il disco. Beh, è bellissimo. Esatto, lì c'è una porta. Assurdo. Ti posso dare la chiave? Non lo so, ragazzi, ho talmente tante cose da dire. Cioè, lui è un orfano che ci vuole aiutare. Come ha preso il telefono? Come ci ha contattato? Poppy dov'è? Dov'è Kissimissi? Cioè, capito? E Catnap dov'è? Questo è il suo mondo. Cioè, questo non dovrebbe essere un posto di Lia. Questo è un posto da incubo. E poi gli Smiling Critters sono tutti morti, quindi. Guarda quanti dettagli, mamma mia. E beh, giustamente qui i ragazzini venivano a riposarsi. Abbiamo 5 edifici qua, 5 edifici. E non abbiamo ancora la maschera. Allora, una parte di me vorrebbe andare a esplorare tutto, però l'altra dice di seguire il gioco, quindi io per adesso seguirei il gioco. Guarda che bello che è. Questa è la Game Station di qui, dove ci sono i vari giochi, e qui ci saranno tutti gli edifici in cui dobbiamo entrare. Guarda che roba. Ah, che carino, possiamo... Infatti ci sono disegnati tutti gli Smiling Critters, che qui vedi, erano proprio i giocattoli... Dei giocattoli che hanno venduto un botto, a parte Catnap, perché è diventato quello che è diventato, non sappiamo come. Ok, qui si apre. Ok, ci andiamo dopo. Beh, cerchiamo di capire questi cose. Ma questo è il coniglietto. Oh, che dolcezza! Perché il coniglietto lunare? Ok, questo però non è tradotto. Allora, Poppy è l'amico che tutti vorrebbero avere, perché sa mantenere energia e entusiasmo. Certe volte sa essere impaziente, porta sempre gioia diciamo, insieme ai suoi amici, anche se alcune volte vuol dire rallentare gli altri. Va bene, ok. Oh, questo è Piggy Piggy. Questo è il maialino. Ah beh, ma dicono solo una frase, cioè lui saltiamo su uno, questo mangiamo? Ok, vabbè. Allora, cosa è più importante di giocare e imparare? Lui sa, maialino sa la risposta. A playful body? Ok, un corpo gioioso, giocoso. E una buona mente sono quello che serve. Vabbè, questo è il motivo per il quale incoraggia sempre i suoi amici a mangiare. Beh, giustamente a lui piace mangiare. E ad avere una dieta bilanciata, va bene. Segretamente... non so che c'è scritto. Sono il suo cibo preferito. Probabilmente le mele, visto che c'è una mela a mano. Dog Day. Allora, questo coso mi mette ansia, perché nel trailer ci seguiva, quindi lui forse è vivo. Nel trailer si vedeva. Boh, vabbè. Sembrava avesse detto un'altra cosa. Più forte, più determinato, il più, diciamo, il più carico, il più forte, più determinato. Leader dei... Ah, lui è il capo? Non era Catnap il capo? Lui è il capo? Bene, non... Mi sa che non è fatto una bella fine. Bisogna sempre fidarsi di lui, che porta a portare una soluzione in ogni situazione, ok? E ha sempre delle parole, diciamo, di incoraggiamento per tutti quelli che sono tristi. È sempre vicino ai suoi amici, non importa quale situazione, va bene. Bobby Bearhug, ok, questo è l'orsetto. Ah, questo è quello fissato con la...
con l'amore, infatti c'era una disegno di cuori. Allora, Kain, che insomma quindi un'anima buona, tranquilla, lui cerca, insomma, mostra compassione per tutti e per qualsiasi cosa. Sia persone che oggetti, piccoli e grandi, tutti ricevono amore indistintamente. E questo rappresenta, diciamo, molto la sua personalità. Questo l'abbiamo sentito prima, cicca in cicca. Questo però prima nel cartone animato sembrava avesse una voce così diversa. Lui è chicken chicken, più figo del gruppo, teenager. Gli piace tirare fuori il lato più figo di qualsiasi cosa, anche dalle cose più strane, dalle situazioni più strane. Se lo butti per terra si rialza più forte che mai. Fa così e dice chi è il prossimo. Vabbè, lui è il Chad. Qui è una statua crollata. Babba, questo è quello che... Ah vabbè, ma lo dice a tutti, forse non è... Ah ok, no, forse non era... Io nell'altro episodio avevo fatto delle teorie assurde sul fatto che lui ci riconoscesse e ha fatto questa registrazione prima di morire. Diciamo, la mente del gruppo, è molto attento alle cose, ok, ed è quello che consiglia le decisioni più intelligenti, infatti faceva esercizi di matematica e algoritmi incredibili. Crafty Corn, questo era l'unicorno, non l'ho dimenticato. Questo mi sa timido. Un acuto osservatore dei colori e della creatività del mondo. Crafty Corn, quindi ascolta l'importanza, insomma, sa apprezzare l'importanza dell'arte e la vuole condividere con gli altri. Diciamo, adora esprimersi tramite, diciamo, colori, matite e pennelli. Gli unicorni possono vedere la bellezza in qualsiasi cosa. Ok, sono finiti. Ok, vabbè, ragazzi, 10 minuti ci ho messo a leggere questa roba, ve l'ho pure tradotta, quindi ok. Ci ho messo forse un po' troppo, però andiamo. Allora, lui ci ha detto di venire qui. Holly ci ha detto di venire qui. Perché qua si accende tutto, però io qui vedo cose. Si può aprire questa? Oh my god. Oh! Delle chiavi? Ah, ce l'ha mandata il ragazzino come la batteria nell'altro episodio. Ok, ci ha passato delle chiavi. Hai le chiavi. Appunto. Come posso dire, è il centro di controllo di Playgear, a quanto pare. Però non possiamo fare niente. Quindi lui ci ha dato delle chiavi e ora dobbiamo andare via. Va bene, ok. Pensavo dovessimo risolvere qualche enigma, invece no. Ah, dobbiamo andare... Ah, ok, vabbè, hanno messo pure le cose illuminate per gente come me che si perde. Ok, andiamo subito. Ok, qui siamo arrivati, ok. Ah, ok, non possiamo passare qui. Ok, ah, era da questa parte, ok, mi ero perso. Ok, stavo provando a passare lì, non ci riuscivo. Facciamo una colazione. Ai ai ai. Per adesso, ragazzi, è tutto un po' troppo tranquillo, Per adesso, Ah, la mappa, aspetta, fammi leggere la mappa, sono curioso, aspetta, fammi leggere la mappa. Allora, tu sei qui, ok, questo è il circo, Playhouse, fatto per la fantasia dei bambini, ok, bel posto, sembra l'ufficio del sindaco lì, se hai un problema lo risolvi lì, va bene, Toy Store, poi abbiamo... Home Sweet Home, che è l'orfanotrofio che si vedeva nel trailer. Poi la school. La scuola. Qui succedono le cose veramente brutte. Ah, ok, erano le chiavi per questa porta sus. Salvataggio. Per adesso è tutto troppo tranquillo. Io lo continuo a dire. Non abbiamo visto Catnap. L'ansia c'è, ma mi preoccupa il fatto che non ci siano stati ancora momenti di panico. A parte Catnap all'inizio. Cioè... Me lo fai apposta, allora, che dico le cose, poi... Ma questi caricamenti di aria? Ma quindi se torno indietro adesso ho caricato una... Ah, ok, sono due aree diverse, ok. Ora, ragazzino ci ha fatto venire qui, però, perché? Oh, don't forget your... Oh, ok. Watch your step. Ok, stai attento a dove metti i piedi e c'è mammi con la maschera. Ah, ci ha fatto venire qui perché ci vuole dare la maschera, forse? Oh, noes. Katana. Welcome to the gas production zone. Beating heart of the whole wow. Evil ok. Qui fanno il gas di Catnap, non è il fumo rosso. Beh, certo. Ok. Ok. Stupida misura di sicurezza mi dà l'idea di enigmi. Ok. Sì, ma lui come ci vede? Cioè, lui ci vede dal telefono che abbiamo? Oppure dalle telecamere? Vabbè, non lo so, mistero. Il bambino è fortissimo. Oh, mamma mia. Cioè, questo è un enigma gigante? No, te prego. Corrente a 7, offline. Allora, qui ci sono cose da fare. Allora, questa è chiusa. Questo che fa? Non funziona, ok. Andiamo qui?
Lui ha detto stupide misure di sicurezza, c'è un cartellone di Katra. Ok, mi trovo una batteria. Aspetta. Appoggiamola qua, va, così me lo ricordo. Fermala tu, Allora, con calma, qui c'è roba. Allora. Ah, ok, un televisore, non c'è una videocassetta. Ok, mi hanno flashato cose. Ah, questo sono veramente curioso di ascoltare. Qui che cavolo c'è qua sotto? Possiamo pure salire, eh? Vabbè, sentiamo prima Katnap, no? Ecco, questo mi preoccupa assai. Niente, sono suoni di un gatto che dorme, praticamente. Ok, non vuole parlare con noi. Ah, non possiamo andare, ok. Questo non so, io adesso sono così curioso. Quindi qui non c'è niente, questo affare forse si deve alzare. Per adesso non ci sono collezionabili, mi sa che non li hanno levati i collezionabili. Erano divertenti. Questo coso... Vabbè, non... Qui c'è una leva. Qui c'è... Questo televisore è attaccato a qualcosa lassù, quindi qui c'è qualche cosa. C'è una videocassetta, allora, che avevo preso, vedi? Però non ci posso andare. Va bene, proviamo a vedere che succede facendo questo. Ah, non funziona? Ok. Però qui mi dà l'idea che c'è una VHS che possiamo sentire, ma mi sa che l'ho persa male, perché lì c'è... non so, forse è nascosta qui, ma non la vedo. Vabbè, tanto portiamo la batteria, va? Ok, quindi possiamo andare qui. Questo ancora niente. Ok, andiamo avanti. Ah, ok! Non abbiamo la mano viola, ovviamente. Ah, con la mano viola possiamo saltare. Vuoi dire che con la mano viola possiamo andare là dietro? Vabbè, ok, mo vediamo. È vero, noi non abbiamo né maschera, non abbiamo la manina viola, non abbiamo niente. Guarda, allo specchio siamo delle mani volanti. Ok. Subito! Ok! La manina! Premi 2? Ah! Vabbè, ma che ficata è! Grappack! Grappack 2.0 prototype? Allora, sì, vabbè. Prototipo di Grappack 2.0, stavo flashando che potesse avere collegamenti col prototype, è vero. Che pure lui potrebbe essere il prototipo di qualche cosa, eh? Ok, eccola, la famosa manina. Vabbè, ma che figata è. Ok. Guarda i dettagli della mano viola, assurdo. Grappack 2.0, prototipo funzionante, ok. Ce n'è solo uno poi, vabbè. Wow, lunghezza del cavo aumentata, ok, va bene. Cambiare le mani è facile, ok? Il problema è di propulsione ad aria, sì, ok, possiamo volare in alto, ok? Fighissimo. Per interrompere grandi cadute. Ah, pure se... Ah, ok, ci fa, ok, va bene. Ma guarda dove atterri? Su delle punte? Ah, bene, pure quelle già sanno. Non tutto il terreno è sicuro da toccare. Finiscono sempre male questi tutorial. Usa il tuo grappacca, questa è la citazione al primo capitolo, con cauta. Che ora è? Ora di giocare. Veramente tanta roba, lo voglio provare subito. Ah, vabbè, ok, easy. Ok, ma mi chiedo, lo posso usare solo dove ci sono quelle cose, vero? Ok. Quindi tipo da questa parte, no. Che figata, no, vabbè, sta cosa è assurda. Qui infatti non ce ne sono, vedi? Ti immagini, hanno fatto sparire la mano rossa solo per darla al bengala. Però mi sa che i collezionabili, ragazzi, non ci stanno più, eh. Cioè, non abbiamo trovato neanche uno ancora. Mi pare strano. Ok, lì c'è il gas, incredibile. Non abbiamo ancora la maschera. Salvataggio. Qui fanno il gas rosso che poi ficcavano una sacca Porsche dentro i catnap, probabilmente. Ok. Catnap ancora non c'è. Gli ficcava una sacca Porsche nel sederino a catnap. È per quello che è cattivo. Ok, fighissimo. Lo possiamo fare pure in corsa. Ah, lo dobbiamo fare per forza in corsa qua. Pelo vero, eh? Wow. Queste sono proprio le scenette del trailer. E mo? Ah, eccolo. Ok, ok. Ah, ok, ok, ok. Se lo faccio di corsa ce la dovrei fare. No. No, non ce l'abbiamo fatta. Non ce l'abbiamo fatta. Devo farlo, dico, devo metterla a metà. A metà ce la facciamo. Ok. A meno che devo arrivare lì.
Ah, ok. Questo volevo fare. Ok. Ah, ora dobbiamo saltare là dietro. No. Opla. Va bene, ok. Ecco, siamo finiti in un brutto posto, mi sa. Ok, non abbiamo via di scampo. Ah, ok, siamo finiti nella stanza lì fuori. Ok, perfetto, abbiamo fatto il giro. Abbiamo fatto il giro, noi dobbiamo portare il gas da quella parte. Ok, vediamo un po'. No, 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 ho sbagliato. Sai quante volte ci schiatto qua? Allora. Ok, qui c'è l'enigma sus. Allora, quindi questa deve andare qua. Ok, questa così. E quella... Allora, questa è facile. Questa... Ah, questa è chiusa. Ah. Non c'è modo? Pure questo deve essere sparato lì. Così forse. Ai 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 ragazzi, ve l'avevo detto che gli enigmi sarebbero tornati. Non mi cambia niente. Ero salito qui per vedere se dall'alto vedevo delle cose, invece c'è un buco. Questo si poteva raggiungere così. Cioè, non l'avevo dato proprio per chiuso come quello lì, no? Lo vedi? Era chiuso da sopra. Sarà 10 minuti abbondanti. Comunque, ora che abbiamo l'energia, funzionerà sta roba? Vedrai. Ha funzionato. Ok, bene, ha funzionato. Io l'avevo già preparato, mancava l'energia di questo coso. Va bene. E mo? Adesso devo... Allora, quindi lui... Allora, questo adesso è agganciato lì e colpirà questo qui e quello lì, tipo... Tipo... No. Ah, aspetta, aspetta, questo... Forse, allora, questo così è il contrario, era il contrario, era così, cavolo. Dai, era così, vero? No, dai, 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 era così, era così. Avevo invertito i Fantastico. No, signor. Ok, ora abbiamo dato energia? Ok, ragazzi, quanto sto... Beh, sono già 30 minuti di registrazione, abbiamo fatto veramente poco, ragazzi, quindi si va avanti. Salvataggio, meno male. E adesso? Riavvia offline. Wow. Mo da lì andrà al centro. E poi dovrà andare a sinistra, spero, no? Bene. Molto bene. Bimbo, io intanto mi nascondo, dai. Sì, intanto mi nascondo, dai. Oh no, buona fortuna. No, no. Ecco, adesso inizia il gioco. Abbiamo fatto il tutorial, ragazzi. Adesso inizierà la tortura. Adesso inizia il vero dramma. Siamo al buio totale. E non possiamo già più usare il Grand Pack 2. Quindi fammi mettere la maniglia verde. Quindi dobbiamo. Ho sentito un rumore. Che lasciamo perdere. Oh no. Ragazzi, si chiudono tutte le porte. No. Allora, dobbiamo tornare dove abbiamo preso la prima chiave, correre dentro l'orfanotrofio, mi pare, e trovare l'edificio di secondario dell'energia per disattivare il fumo. Vabbè, ragazzi, andiamo, corriamo, forza, senza pensarci. Via, via, via. Via, 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 via. Ok. Oh, mamma mia. Ecco fatto. Adesso sono cavoli nostri. Siamo completamente al buio. Ai, 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 ragazzi. Ai 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 ai. Guarda che bei posti qua. Guarda come sono bei tutti illuminati al buio. Oddio. Allora il bimbo mi ha rimandato un'altra chiave. Ehi, la chiave? Ah, grazie bimbo. Ah, vedi, a forma di casetta. Ah, ma non ho letto la chiave. Vabbè, non ho letto l'altra chiave. Vabbè, era la chiave della porta lì.
Home Sweet Home. Ok, non lo fanno proprio. Produzione che... Ah, lo vedi? Te l'avevo detto. Invece di avere una chiave a 5 pezzi, dobbiamo smontare 5 cose. Vabbè, era così, doveva andare così. Però perché mi dice che il negozio di giocattoli nessuna connessione, però gli altri sono rossi? Quasi quasi andrà al negozio di giocattoli, vabbè. Forse, vabbè. Ok, dobbiamo andare quindi a Home Sweet Home. Ah, dov'era il cartellone che mi diceva dove andare? Allora, Home Sweet Home è sempre dritto. Però ero curioso del negozio di giocattoli. Perché me lo dice diverso? Tu sei qui. Ecco, questo è il negozio di giocattoli. Ah, non ci si può andare. Ecco perché. Chi ha pensato di mettere la testa di questo affare dentro una casa delle poste è una persona molto simpatica, devo dire. Ecco l'orfanotrofio. È il momento. Non abbiamo trovato fogli da leggere, ragazzi. Niente, niente collezionabili. Forse perché siamo proprio all'inizio. Né fogli da legge. Veramente susso come situazione. Eccoci qua. Guarda che bello, tutto al buio. No. Com'è accogliente questo posto. Andiamo, senza pensarci. Ok, ci sono foto. Un peluche di carta. Ok. Mi starete mandando del non godo, ma ci dobbiamo fermare qua. Sto a 50 minuti di registrazione, devo pure pranzare, quindi qui succederà qualcosa di brutto. E nel prossimo episodio ci addentreremo dentro questo fumo rosso e vedremo che succede, però dai, devo farlo finire qua l'episodio. Finisce qua l'episodio, ragazzi. Spero di riuscire a registrare il terzo episodio anche oggi, perché così almeno c'ho un po' di video per la settimana prossima. Episodio tranquillo, ma penso che dal prossimo cominceranno delte botte che non avete idea. Non abbiamo trovato la maschera, non abbiamo trovato il bengala. Katnap è sparito, siamo senza luce. Qui promette veramente male, male, male. Diciamo che la cosa più bella di oggi è stato l'enigma. Ci ho messo un pochino, però dai, episodio un po' più corto. Però il prossimo sarà veramente pauroso, quindi ve lo dico, ci sarà da divertirsi. Che poi episodio corto, se sono 50 minuti di registrazione saranno almeno 20, quindi tranquilli proprio. Ricordo, siamo con voi, ci vediamo al terzo episodio e vedremo cosa succederà. Ma ho veramente paura, quindi alla prossima.